concludiamo il nostro spazio con uno splendido massaggio, sicuramente molto utile per il nostro corpo, per la nostra schiena e per il nostro collo. Dottoressa. Allora, che dire, guarda questa meraviglia. Facciamo un salto in India oggi. Oggi facciamo un salto in India. L'altro giorno stavamo alle Hawaii, adesso. Oggi ci spostiamo in India, noi sappiamo che l'Oriente è in realtà la culla del massaggio, soprattutto del massaggio anti-stress. Abbiamo qui la nostra bravissima Paola Lenzi che sta eseguendo un massaggio indiano che si chiama Shirodhara e consiste nella caduta, come tu vedi, di olio caldo sulla fronte. Questo olio caldo unito al massaggio rilassa tutta la muscolatura, sul viso ci fa qualcosa quasi tipo lifting, perché dà un rilassamento totale. Che tipo di olio è, dottoressa? Beh, molto usato in India è l'olio di sesamo. Dobbiamo anche pensare che per rilassarci veramente bisogna creare un'atmosfera come quella che stiamo cercando di creare noi oggi. Quindi anche le musiche, i profumi, non so se senti questo profumo di incenso. Una fragranza, sì. Ecco, allora lo stress, come dicevo prima, tende a darci una localizzazione proprio sui muscoli del collo. Una tensione spesso dolorosa in tutta questa zona che poi si riflette anche sulla schiena e tendiamo anche a contrarre le spalle. Allora, ecco. Oggi vorrei sognare, pensare che magari sono io stesa, sdraiata su questo lettino, mi sto facendo questo massaggio. Quanto dura un massaggio così, dottoressa? Guarda, può durare un'ora, a volte anche due ore, vero Paola? Anche un paio d'ore. Facciamo vedere anche il collo. Magari, sì, dottoressa. Lo so. Grazie. Voleva dire qualcos'altro? Sì, che facciamo vedere la conclusione del massaggio, molto velocemente. Sì. Va bene, come con viene il panno caldo sulla testa, qua. Non so se abbiamo il Guardiamo tempo. La conclusione, scusate, non perché importa. Questa è una Prende cosa davvero panno. Molto interessante. Che cosa succede? Va versato l'olio caldo sulla testa. Allora, mentre viene concluso questo massaggio, ringraziamo la nostra dottoressa Nadella Serra Visconti. Paese famoso per i massaggi e io chiederei iniziamo da questa sorta di saluto se si riprende e siamo a Bali. A Bali. Siamo a Bali, nell'isola di Bali, famosa per i suoi massaggi e vediamo queste signorine che sono due autentiche balinesi che stanno facendo questo massaggio che pregherei di notare la meraviglia. Guardate la meraviglia di questo massaggio che ha soprattutto una funzione non soltanto antistress ma anche di allungamento di tutta la muscolatura, in particolare della schiena. Io non so se si riescono a vedere i movimenti in sincrono. Sì. Può risalire che voglio che rifacciate questo meraviglioso, ecco. Non mi capisco. giustamente arrivano da Bali e dico ma... Sì, e fanno la Però loro sono, sequenza. Sì, sono in sincrono, ma addirittura, devo dire, sono massaggi di una dolcezza, di una anche, devo dire, lentezza particolare. Sono, cioè, non di sono lentezza massaggi particolare, forti, aggressivi, ma... Certo, infatti, sono dei massaggi rilassanti, tra l'altro vengono usati degli oli idratanti per la pelle. In questo caso abbiamo l'olio di mandorle dolci, ma la cosa importante è che il massaggio ha una funzione antistress in quanto stimola la produzione di endorfine e di serotonina e riduce i livelli di cortisolo, che è proprio l'ormone dello stress. Ecco, allora noi continuiamo, ci spostiamo, dottoressa. Cambiamo.